E quella straordinaria manifestazione di affetto, di vicinanza, di solidarietà fu davvero un momento unificante per il paese, che si completò certamente nella cerimonia del 4 novembre all'altare della patria, ma che fu prima di essere un momento di unità tra le istituzioni, un momento di celebrazione delle forze armate e dei loro valori, fu innanzitutto uno straordinario momento di unificazione di popolo. Oggi parliamo del piano, sono molto soddisfatto, davvero ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato senza sosta. Dal primo giorno dopo le elezioni ci siamo messi a lavorare perché era un impegno che avevamo assunto davanti agli elettori, quindi sono molto contento che già dal primo novembre siano partiti gli interventi. È un piano da 40 milioni, quindi abbiamo individuato risorse aggiuntive e abbiamo cercato di utilizzare al meglio quelle già disponibili. È un piano quindi straordinario, molto, molto, molto significativo, molto intenso, e che naturalmente dovrà accompagnarsi a un miglioramento permanente della pulizia delle nostre strade. Volo City è destinato a tutti i cittadini romani e non solo, a tutti coloro che utilizzeranno gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino per avvicinarsi alla città in tempo rapido. Stimiamo per esempio da Fiumicino a Roma una ventina di minuti di trasporto e in modo molto sostenibile l'aereo, è un veicolo molto particolare, lo vedete, è un veicolo interamente elettrico, quindi silenzioso e senza emissioni di CO2. Quando abbiamo investito in Volocopter abbiamo pensato proprio di voler partecipare alla costruzione e allo sviluppo di una nuova mobilità, una mobilità che per noi deve essere sostenibile, innovativa, sicura, silenziosa, quindi in grado di migliorare l'esperienza degli utenti, migliorare le nostre città. Questo è un oggetto che sembra fantascientifico, ma di fatto è un oggetto che già vola. Vola, ha volato laddove è stato consentito che volasse, quindi a Parigi, a Berlino, a Dubai, a Singapore.